mauritanienne, et principalement à Ouagadougou, ville minière, mais aussi ville portière, mais aussi facilitée par la route Dakar-Casablanca en passant par Ouagadougou, mais aussi par la route de l'espoir qui va de Nema, frontière avec le Mali, jusqu'à Ouagadougou. Donc ce phénomène que nous avons vu à Dakar à travers ce film s'est déporté à Mauritanie et à Ouagadougou particulièrement. Donc pour que ce film ait plus de portée, il doit avoir une plus grande diffusion, pas seulement au Sénégal, mais à travers tous les pays où il y a des candidats à ce type de migration. Et comment dirais-je, et ce ne sont pas, comment dirais-je, les autorités publiques, la société civile et les organisations syndicales comme la nôtre qui luttent contre ce type de migration, qui luttent pour la sensibilisation des candidats à ce type de migration, doivent avoir également ces films pour renforcer leur action de dissuasion quant à ce type de migration. Je vous remercie. Brevemente riassumo quello che dice la signora, che Madame, sei sindicalista o senegalese? Mauritania. Ah, ecco, la signora è mauritana, e lavora in un sindacato in Mauritania e dice che il film, che non ha lasciato nessun indifferente in sala, parla di una tragedia regionale, sia perché le persone che si vedono nel film non vengono solo dal Senegal, ma anche perché quando il Senegal, le autorità senegalesi si sono resi conto di questo fenomeno, hanno attraverso una serie di accordi bilaterali, come dicevamo prima, con i paesi europei, con la Spagna e con l'Europa, con l'Unione Europea, sono intervenuti, che ha prodotto uno spostamento di queste rotte, e in particolare Ouagadougou in Mauritania è diventata città miniera di estrazione, insomma, mineraria, e anche città portuale, è diventata un luogo di partenza. Ouagadougou che è anche il luogo d'arrivo della strada della speranza, come viene chiamata, dalla frontiera del Mali fino alla costa mauritana. La signora dice che il film, per avere efficacia, dovrebbe essere mostrato, se ho capito bene, in tutta l'Africa, insomma, occidentale, in tutti i paesi interessati da queste partenze, e in particolare a Ouagadougou, insomma, in particolare in Mauritania. È sottinteso che la signora intende che il film debba essere usato come uno strumento, se ho capito bene, per dissuadere la partenza, no? Come uno strumento per mostrare i rischi associati all'immigrazione e quindi scoraggiare la partenza, il che non è, diciamo, non è detto che sia l'unico modo di vedere il film, l'effetto del film e l'utilizzo potenziale del film. Su questo magari è interessante sentire quello che ci dice Manolo. No, juste une précision, c'est que ce n'est pas pour décourager au déplacement à la migration, mais à la migration dans ces conditions, parce que comme je disais, se déplacer, ça fait partie des droits de l'homme. Moi j'ai le droit de vouloir visiter Turin plutôt que Genève pour remplir les conditions. Merci, je voudrais prendre la parole. Je m'appelle Ella Jimbeck, je suis syndicaliste à l'image de la dame. Je suis sénégalais de la même région que Sambou, c'est-à-dire à Louga. Mais c'était pour reprendre un petit peu la caractéristique tout à l'heure de madame, à savoir que le film a été très pathétique. Mais il retraduit fidèlement ce que les Sénégalais vivent en matière d'immigration. C'est une sorte d'illusion. Chaque jeune Sénégalais pense qu'il suffit d'aller en Europe pour réussir sa vie. Certes, l'immigration n'a pas commencé cet an. Le Sénégal a été toujours un pays d'immigration. Bien avant l'indépendance, il y a des ethnies comme les Alpoulars qui sont situées au niveau
du fleuve et les Soninkés qui étaient en France bien établis. Vers les années 70, quand la sécheresse s'est installée, les jeunes désœuvrés, n'ayant plus de ressources, ont pensé qu'il fallait aller en Europe. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est parce que c'est un désespoir et les jeunes l'ont traduit. Les autorités actuelles, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait miroiter aux jeunes Sénégalais que le Sénégal va se développer et que partout on peut trouver du travail. Cela n'a pas été fait. Il n'y a pas du tout de travail au Sénégal. Vous voyez des jeunes qui vendent des chaussettes, des jeunes qui traînent avec une petite caisse, avec quelques deux mètres, des pommades, etc., etc. Les jeunes n'ont rien à faire et ils pensent qu'il faut aller à l'immigration. Ce qu'il faut déplorer, c'est la façon dont l'immigration va se faire. Et ensuite se poser une question. Est-ce que les jeunes qui sont déjà en immigration, avec ce qu'ils retirent comme ressources, ce sont eux qui doivent revenir pour faire développer nos pays? Ou bien est-ce que ce sont nos autorités qui sont là, qui doivent mettre le pays en développement pour que les jeunes qui ne sont pas encore partis puissent rester au travail? Je pense que c'est ça la grande question. Merci. Bengue, sénégalaise, ha raccontato brevemente insomma, la lunga storia di emigrazione del suo paese e poi ha confermato, insomma, ha insistito sul fatto che la disperazione dei giovani deriva dall'assoluta mancanza di lavoro. Questo è quello che dice, questi lavoretti sono finti lavori, insomma. E ha concluso facendo una domanda su chi ricada la responsabilità di cambiare questo fatto di cose, se siano gli emigranti stessi che abbiano la responsabilità di tornare per promuovere lo sviluppo del loro paese o se siano i governanti, credo che fosse una domanda retorica, che devono darsi da fare e permettere uno sviluppo senza emigrazione o che non punti tutto sull'emigrazione. È una domanda-risposta. Sì, credo che sia una domanda che contiene un po' in sé. La risposta c'era Marwan, poi il signore e poi la signora. Merci. En fait, je veux un peu synthétiser ce que viennent de dire tous nos collègues, particulièrement ce que vient de dire Elhadj. En fait, dans la décision de la migration en général et l'immigration irrégulière en particulier, il y a toujours ce qu'on appelle des push factors and pull factors. Mais je pense que dans le cas de l'immigration illégale, c'est plutôt les push factors qui sont plus pesants dans la décision. Comme a dit Mamadou, la dame qui voulait ouvrir un salon de coiffure aux États-Unis ne sait pas ce que c'est les États-Unis, donc c'est un cliché qui est là, qu'elle pense qu'il va résoudre ses problèmes. Concernant ce qu'a dit Hadj... Je traduis d'abord parce que moi, on fait... Signor Berada Rocchino lavora al Ministero degli Esteri, tra l'altro si occupa di emigrazione. Dice che in tutte le forme di emigrazione, in particolare nell'emigrazione irregolare, c'è una combinazione di fattori di attrazione da parte dei paesi di destinazione, della domanda di lavoro che c'è lì, che c'è qui, e di fattori di spinta, di espulsione. Nel caso di questa emigrazione irregolare, clandestina, questi ultimi fattori prevalgono. Fa l'esempio di questa signora che ha un lavoro meno peggiore degli altri, insomma, questa signora che ha un salone di conciature, parrucchiera, che sogna di andare negli Stati Uniti senza avere nessuna idea, insomma, di che cosa significhi e di come sia quel paese, di che opportunità concrete ci siano. Donc je continue sur ce qu'a dit Hadj, sur est-ce que ces jeunes qui ont émigré, qui ont réussi, c'est à eux de revenir au pays d'origine pour le développer, ou est-ce que c'est les stratèges des pays d'origine qui doivent
fournir des efforts considérables pour le développement et surtout pour la jeunesse. Moi, je pense que c'est un amalgame des deux. En fait, une politique migratoire, c'est une politique basée sur des efforts conjoints des pays d'accueil et des pays d'origine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, tornando alla domanda che faceva il suo collega Helage, se spetti agli emigranti tornare a investire per promuovere lo sviluppo dei paesi da cui sono partiti o se invece spetti ai governanti dei paesi di partenza, dei paesi di emigrazione, adoperarsi, darsi da fare per promuovere lo sviluppo, per evitare, per, diciamo, attenuare le cause dell'emigrazione, lui sostiene che deve essere una collaborazione, che deve essere una miscela di questi due fattori, insomma. Finalmente parlerò in italiano. Ti faccio solo non un riassunto, ma una nota particolare, perché dal film sembra che i giovani si sono un giorno all'altro incazzati, si sono alzati e volevano venire in Europa perché non c'era questo. No, si è saltato un passo molto importante. Noi sappiamo tutti che per poter frenare ogni immigrazione bisogna capire perché la gente se ne va. E qui io vedo che è stato saltato il fatto che c'è una politica internazionale che spinge proprio i giovani ad andare via. Vi ricorderò soltanto che in Africa non siamo noi a decidere i prezzi di quello che noi produciamo. E cosa succede? Che quando io metto 10 euro per avere una cosa e viene comprata a 5 euro, non riuscirò neanche a pagare i debiti che mi hanno portato a produrre questa cosa. Dunque, se in una famiglia non c'è più da mangiare, dunque per l'anno prossimo non c'è neanche la speranza di avere a mangiare, a coltivare, e beh, sicuramente vanno via chi può portare qualcosa agli altri. E chi può sono i giovani bravi. Qui ho visto, non sono difensore dei nostri governanti, ma che la colpa è solo loro. No, la colpa è un'ingiustizia nei rapporti internazionali che legano i nostri paesi e i paesi detti ricchi, che devono soltanto stabilire una relazione internazionale franca, diretta e corretta, sincera. Continuo solo con un aneddoto. La signora che vuole fare un intervento, io avevo letto qualche anno fa che la Costa d'Avorio produceva, era un gran produttore di caffè, però dopo la raccolta il prezzo del sacco dove metteva il caffè costava più del contenuto. Questo è allarmante. Cioè non so quanto è vero, ma se è vero. Giusto per dire che sì, condivido un po' il messaggio, l'idea del mio, stavo per dire, convenzionale, perché ce l'ho con i mali, per cui siamo quasi fratelli, ricordo che nel 96 mi aveva visto e pensavo che fosse un male. E quindi sì, c'è anche quel fatto lì da tenere in considerazione, però secondo me potremmo andare più in là. Voi che dite? Posso dire una cosa che era per... No, puoi anche dire due. Ale, posso aprire? No? Excusez-moi. Je m'appelle Rokia Kebe. Je suis un agent du service public de l'emploi au Sénégal. Moi, je retiens deux choses après ce film qui nous a un peu secoué tout le monde. Ce film nous a tous secoué parce que c'est une catastrophe que cette jeunesse-là se jette en mer après de longs moments de désespoir. Je dirais que ce film-là devrait être complété par un autre film, peut-être filmé ou tourné ici en Europe pour montrer le vécu des migrants et de façon franche et sincère. Qu'on leur dise que l'Europe n'est plus l'Eldorado, qu'on ne vient pas ramasser de l'argent dans la rue et qu'on essaie
entre pays du moment que nous savons besoin.